This Is Who I Am. Perché beve? Perché la scherma si fa col polso, si fa col polso e queste tre dita. Ti manca tutto, come fai a fare scherma? Proviamo? Ma no, beve, non l'ha mai fatto nessuno. Non è un motivo. Il fatto che nessuno l'abbia mai fatto non è significativo. Qualcuno potrà farlo, fammi provare e poi vediamo. E questo fammi provare e poi vediamo è la sua vita. La personalità di beve è sicuramente esplosiva e inarrestabile. Non si accontenta mai, ha fame di fare cose, di non perdere tempo, di sperimentarsi e di mettersi in gioco sicuramente. Vabbè, la scherma è lo spalpiore del mondo e quindi sì, ti insegna tante cose e ti insegna la competitività nel modo positivo. La scherma, se tu ogni allenamento non ti poni un obiettivo, non vinci mai. E il voler vincere sempre, però sì, appunto, sapendo anche perdere. È tutto un insieme di... Secondo me la scherma è vita in un certo senso. Ogni assalto rappresenta un po' la vita. Bebe, non avendo comunque il polso, ha bisogno di avere un sistema di ancoraggio all'avambraccio molto saldo. Questo aggancio poi si incastra in una protesi di carbonio che è stata sviluppata, sagomata appositamente per lei. Dopodiché questa protesi a sua volta si incastra nel fioretto e questo è proprio unico al mondo perché è l'unica atleta che pratica scherma senza avere la mano armata sostanzialmente. The Olympic Games and Paralympic Games, they create heroes, they really do, and you see, it's the absolute hunger for it. She's 19 years of age, she wants it so bad. Oh, she's done it. Beatrice Vial, absolutely incredible scenes out there. Sì, la personalità di Bebe è estremamente una personalità vincente. Lei ha la vittoria dentro di sé, e quindi tutte le cose che fa le fa per vincere, le fa cercando sempre di andare oltre quelli che sono i suoi limiti. E questo nella scherma fondamentale. Pochi grandi campioni hanno questa capacità, cioè di migliorare le proprie capacità anche durante l'assalto. Lei ha sempre detto, ma... Guarda che la mancanza di un pezzo non è mica brutto, sai? Sei diverso dagli altri, ma sai che palle essere tutti uguali? Ok, è bello essere diverso. E questo è Bebe. E secondo me bisogna credere molto di più in se stessi e quindi mi dà noia pensare che le persone non facciano le cose e mi sento in dovere di dovermi spingere e doverla fare io forse per loro. Io con le mie mani mi piacciono, io so che posso far tanto e so che non avere le mani mi spinge a dover impegnarmi di più a fare tante cose. Non poter mai star rilassati in un certo senso. E mi piace. The 8 stories about world 8 medalists are about to begin. The International Paralympic Committee and Japanese Wow Wow TV's 5-year documentary series, Season 2. Are you ready for Pyeongchang and Tokyo? Who I Am.